Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci di nuovo con Saints Row the Third. E vestiti come eravamo nell'ultimo video, perché dai, non l'abbiamo visto tantissimo vestito in questo modo. È stato sostanzialmente dentro un elicottero, un carro armato, quindi ho detto vabbè, rimaniamo con questo vestito, dai. Andiamo a fare un'altra missione. Convoglio esca e in diretta con Kilbane. Io farei prima Percy, dai. Percy, che ci dici? Dobbiamo andare sotto. Vabbè, andiamo sotto. Possiamo scendere in modo. Vai. Ok. Diretti sportiveggianti così senza perdere tempo a fare bordelli. No, si è salvato il tipo, dai. Il tipo belga. This isn't over. Dai, rispondi tu, rispondo io. Fighissima la Scorpion. Si chiama Scorpion? No, Torch. Sembrava Scorpion, avevo letto dietro, scusa, c'è scritto Scorpion. Vorrei dire niente. Vabbè. Andiamo a. Dai, i telefoni, basta. Occhio. Scusa. Occhio, occhio. Tra l'altro è anche molto aerodinamica perché, come vedete, vede, si infiltra sotto i veicoli, magari non quello proprio. Allora, già che ci siamo, cioè siamo qui nelle vicinanze, compriamoci questo. Possiamo comprarcelo? Scusa. Questo tatuatore. Non possiamo comprarcelo. Cioè, il simbolo del dollaro, scusate. No, eh. Siamo sicuri? Mi ricordavo che erano quelli che si potevano comprare, quelli con sto coso. Scusi, è in vendita sta baracca? No, eh? Vabbè. Non mi ricordo. Allora andiamo. State calmi, qua state a fare un macello, un panico, state a fare, scusate, non vedo più niente. Andiamo, vai. Occhio, scusa, scusa, scusate, abbiate pazienza, permesso, permesso, scusate. Curva sportiveggiante, sportiveggiante. Che cazzo dobbiamo fare? Un macello qua. Dobbiamo spaccare i culi. Vabbè, spacchiamo dei culi. Qual è il problema? Scusa, abbi pazienza. Mi dispiace se vengo con la macchina. Mi trovo più comodo. Ah, devo prendere un aereo. Non ho mica capito. Scusate, eh. Avete pazienza? Permesso? Grazie, grazie. Lo prendo volentieri, eh. Com'è che si guida? Scusate. Aumenta quota. Cambia modalità di volo. Ah, e andiamo sportiveggiando. Aspetta, dammi. Ah, il raggio. Che cazzo era quello? Ok, qua secondo me andiamo a finire male. Non vorrei dire niente. Però siamo dei Top Gun. Dei fottutissimi Top Gun. Ma cioè arrivo tipo qua, cambio modalità di volo e spacco dei culi così. Vai. Mamma mia se sono devastanti. Bella. Cambia modalità di volo, vai. Top Gun, Top Gun. Ma che rinforzi, gli spacchiamo il culo, noi siamo troppo pro. Nella guida del nostro aereo, siamo troppo sportiveggianti per. Vai così.
Ok, mettiamo in modalità. Perfetto. Facciamo così, va. Bella. Che fa questi lamenti. Attenzione, attenzione perché qua troppo sportiveggianti noi. Cioè, guarda qua, niente da fare. Ti diamo una mano? Ah, ok. Aspetta. Pian piano ti libero la strada, dammi tempo. No, ho sbagliato, aspetta. Stavo cambiando modalità invece, devo... Stai calmo con quel carro, è bello. Bella. Vi scorto? Oh, ma vaffa culo. Ci sono altre. Vai. Non Transformers. Così, cazzuti e cattivi. Lo facciamo fuori tutti, mica. Ecco qua, mo. Un attimo problematica la cosa, a meno che... Facciamo una cosa estremamente sportiveggiante, cioè... No, figlio di troia. Dove cazzo sta? Non lo vedo, non lo vedo. Vabbè, sti cazzi. Gli spacco il culo a questo aereo. Rotti i coglioni. Pure tu con quella motoretta, cazzo. Aspetta, me ne manca uno qua, ecco. Perfetto. Vai così. Va bello. Ci sape fa ste cose, mica. Dietro mi sa. No. Ecco. Culo. Guarda là, sti bastardi. Stiamo veramente devastando il mondo. Raggiungi Oleg, ok, subito. Con la nostra guida sempre sportiveggiante, perché... Facciamolo così, dai, proprio alla Top Gun. Ok, non esageriamo. Non esageriamo che qua ci sfragelliamo in modo clamoroso. No, no, che cazzo devo fare? Ah. Salvo io, Oleg.
Stai calmo. Dove fa? Ah. Scusa. Air convoy Delta Delta 1 entering Steelport airspace. Yes, it's bad. Ma devo scendere a caricare. No. We're trying to keep a low profile here. We can't go speeding through the streets. You serious? Accetta il veicolo di sorveglianza, ok. Testa in giù andiamo anche, perché noi siamo troppo sportiveggianti, come detto. Ma lo devo far saltare in aria, presumo. Ah no. Occupiamoci prima di questo, ok. Dai. Ah, distruggilo, no? Ok, ok. Mettiamoci sopra che siamo. Vediamoci. No, ma io volevo vedere che faceva dei danni clamorosi. Vabbè, va bene uguale tanto. Questa missione mi è piaciuta, devo dire. On TV I play Nightblade, an exceptionally good-looking but misunderstood vampire who risks life and limb every week to keep the world safe. The men and women of Stag put their lives on the line every day to protect your city against gang violence. Wanna be a real-world hero? Talk to your Stag recruiter today. I know I have. Nightblade's the face of Stag? Why don't you just put someone in a fucking deer suit? Hearts and minds will win the war, my dear. Shock and awe wins war, Senator. Authorize the Daedalus and this will all be over. Absolutely not. That kid's gonna get himself killed. Well, you ensure Josh Brooke's safety, or I'll find someone who can. Understand? Yes, ma'am. Convoglio esca completata. Perfetto. Non so se ci esce qualcosina. Magari. Vabbè, no, dai. Se no, facciamole così le missioni. Non troppo. Veicolo ora. Disposizione del garage del tuo alloggio. Bellissimo. Magari le facciamo così. Dai, più brevi le missioni. Tanto. Farne più di una si rischia che magari te ne capita una come l'altra in un quarto d'ora, quindi bisogna poi staccarle. A metà a questo punto le facciamo così tutte da una, magari se non sono troppo lunghe raccattiamoci un po' di soldi magari, se sono arrivati. Perfetto. E bene, niente ragazzi, allora noi ci vediamo con il prossimo video con Saints Row the Third. Magari mi cambierò questa volta di vestito, anzi ci vado subito, ok, di testa, in modo clamoroso. Possiamo entrare così, no? Avrei sfondato volentieri la vetrata di testa. Vabbè dai ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti da quel tale Ale.